Dopo tante peripezie, nonostante la disponibilità di vari amministratori che si sono succeduti in questi 30 anni circa, gli oltre 300 pezzi esclusivi dell'Inner Wheel di Pescara trovano, si spera, una definitiva sistemazione nei locali del Museo delle Genti d'Abruzzo. Si tratta di 300 bambole che le storiche appartenenti del noto club hanno raccolto da ogni angolo del globo e donato al comune di Pescara. Dai tempi di Carlo Pace sindaco ad oggi tanti traslochi, perfino al Mutarc di Picciano, poi chiuso a causa del sisma, fino a quello che dovrebbe essere la sistemazione definitiva. La bambola, sappiamo, il nostro è un club femminile, quindi le bambole ci sono particolarmente care e gradite perché i nostri ricordi d'infanzia sono legati ad esse e quindi abbiamo voluto dare questa importanza perché anche le scolaresche, i turisti, coloro che visitano il museo possano fruire di questa importante collezione. E questo è il secondo museo delle bambole in Italia, un altro è a Stresa sul Lago Maggiore ed è arricchito anche da pezzi di prestigio come i due piemontesi di Casalenci del 1924 o la bambola più antica in abito napoletano del 700. Ma è anche suggestivo, lasciandosi rapire dalla bellezza di questi pezzi quasi unici, fare un vero e proprio giro del mondo, dall'Australia agli Stati Uniti, dall'Europa all'Asia. È rappresentato in effetti tutto il mondo, perché le bambole provengono da ogni angolo del mondo e quindi noi siamo orgogliose di aver dato alla città di Pescara questo piccolo museo perché ha una ben precisa valenza culturale. Un vero e proprio patrimonio, dunque, che in questi 26 anni ha anche rischiato quasi di scomparire, visto che molti pezzi si sono perduti nei vari traslochi, altri si sono irrimediabilmente danneggiati. Dietro c'è un lavoro immenso. Il mio particolare è stato un lavoro di restauro degli abiti e proprio delle bambole, specialmente quelle antiche, un lavoro delicatissimo, ma per fortuna vediamo che il risultato è buono, è buono. Noi siamo veramente contente, ecco.